皆さんこんにちは。ベアトリチェです。私は漫画家です。よろしくお願いします。Quando mi è stato chiesto di occuparmi del tema dell'autismo, ho pensato che dovesse essere una persona autistica a farlo. Alcuni anni fa ho conosciuto Beatrice durante un progetto fotografico sull'albinismo. Beatrice, oltre ad essere albina, era anche una persona autistica. In quell'occasione mi aveva anche raccontato di avere una grande passione per il disegno, un'attività che poi ha coltivato da autodidatta. I suoi disegni sono veramente bellissimi. Ho pensato che Beatrice fosse davvero la persona giusta per raccontare questa condizione. Mi fa piacere che raccontare la mia storia e spero possa interessare al pubblico di lettori. Si è pensato di utilizzare il diario come forma narrativa per questo fumetto, perché appunto era una costruzione di vari aneddoti della sua vita. Si cerca il materiale, si cerca informazioni e si cerca di elaborare queste informazioni per creare una storia interessante. E dopo questo si è passati alla sceneggiatura, quindi alla scrittura di ciò che accade in ogni singola vignetta, quindi sia la descrizione sia i dialoghi, e poi tutto questo è passato alla parte grafica, quindi è entrata in gioco Beatrice ancora di più. In sostanza il mio compito è quello di trasformare le parole di Marco in realtà, in immagini. Questa è la mia preferita, con tutti i dettagli. Vedi, questo mi era piaciuto tanto, che il livello di luce e di ombre è venuto proprio bene. Ha scelto uno stile grafico che la rispecchia assolutamente, quindi è la precisione, molto molto curato, molto, anche molto ironico, molto, è molto divertente. Non vorrei fare solo un fumetto che dici vabbè che giornaletto è, no, vorrei fare un'opera d'arte. Il suo talento è davvero straordinario, perché Beatrice vede e racconta il mondo con solo un decimo di vista. I fumetti sono cultura e il cibo è cultura. Questo è un ristorante gestito da ragazzi autistici. In Italia ci sono 600.000 persone autistiche, troppo spesso trascurate dal mondo. E allora pensare che Pizza Out sia all'interno di questo fumetto e che questo fumetto è stato occasione di lavoro per una ragazza autistica rende questa produzione già speciale in sé. In più, la qualità del tratto di Beatrice è qualcosa di pazzesco. Domo arigato gozaimasu. Vi ho ringraziato.